Libertà e dignità, responsabilità e giustizia sono solo soltanto alcuni dei concetti pronunciati da Don Luigi Ciotti, insignito nei giorni scorsi del prestigioso premio Ortega 2023, riconoscimento conferitogli dal comune di San Giovanni a Piro durante l'evento intitolato Liberi, lo siamo davvero? Il Golfo di Policastro incontra Don Luigi Ciotti, realizzato con il patrocinio di Libera e Avviso Pubblico. Tante sono state le persone ad accogliere il parroco attivista, dapprima del gruppo Abele in aiuto ai tossicodipendenti e poi dell'associazione Libera in contrasto alle mafie e alla criminalità organizzata, che è stato protagonista di questa 18ª edizione del premio. Le motivazioni che hanno portato la commissione a consegnare l'ambito riconoscimento al prete di strada sono tante, prima su tutte il fatto di essersi fin dalle sue primissime esperienze presbiteriali schierato dalla parte degli ultimi, prodigandosi per l'affiancamento dei giovani tossicodipendenti e di essersi battuto senza risparmio contro il malaffare e la corruzione. Proprio in tal modo il sacerdote ha concretizzato la speranza e gli ideali che pure animavano la vita e l'esperienza artistica del noto pittore José García Ortega, a cui è intitolato il premio. La giornata è stata arricchita poi dai profondi spunti e dalle impeccabili parole pronunciate da Don Ciotti, che dopo aver ringraziato sinceramente per il riconoscimento ricevuto ha dichiarato: «Noi dobbiamo lottare affinché tutti possano essere liberi e dignitosi. Un paese non può dirsi libero e democratico, concetto quest'ultimo sinonimo di giustizia, se al suo interno ci sono ancora sacche di povertà e di emarginazione. Sotto questo punto di vista il nostro paese vive una situazione drammatica. La nostra libertà è figlia della giustizia che sapremo conquistare e della solidarietà che sapremo dimostrare. Nessuno può accontentarsi di conservare l'esistente. Quello che sta avvenendo sulla faccia del pianeta impone a ciascuno di noi di essere vigili, attenti, più responsabili. La responsabilità è la spina dorsale della democrazia».